Allora, buongiorno, vedo, Ciao Valentina, buongiorno buongiorno a il voi. professor Luigi Maiolino dalla Sicilia, vedo il dottor Domenico Petrone, buongiorno, il dottor Domenico Destito, dottor Paolo Petrone che mi ha aiutato nella moderazione ieri del focus group e mi confermerà che è stato un ottimo lavoro. Abbiamo discusso cose molto interessanti e siamo già arrivati a delle proposte concrete. Vuoi introdurre qualcosa? Dottor Petrone. Allora, sì, sicuramente un cappello diventa necessario, almeno per ricordare che questo gruppo di lavoro del World Hearing Forum è stato, innanzitutto è un onore far parte di questo gruppo e noi qualcosa l'abbiamo già fatta, così come l'abbiamo ricordato ieri durante durante il nostro gruppo di lavoro e sono tutte quelle istanze che sono emerse durante i passati anni, le abbiamo portate avanti sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista comunicativo. Sul fronte legislativo, è notizia di poche settimane fa che la conferenza Stato-Regioni ha approvato il manuale RAO, dell'Agenas che prevede, nelle buone prestazioni ambulatoriali, l'obbligatorietà degli screening neonatali che saranno portati avanti dal pediatra qualora il bimbo venga fuori dall'utero senza queste valutazioni. Il secondo aspetto è sull'aspetto comunicativo. Abbiamo collaborato fattivamente con l'OMS nel momento in cui l'OMS ci ha chiesto di adattare alla lingua italiana il materiale sulla prevenzione, sulla corretta educazione audiologica, quelli che sono e saranno anche in futuro i nostri pazienti. Ieri pomeriggio abbiamo raccolto nuovi spunti di lavoro che sicuramente porteremo avanti sui tavoli dell'OMS e anche del Ministero della Salute e direi che gli spunti sono tutti ottimi, sia dall'età scolare, prescolare, e scolare, sia per quanto riguarda gli adolescenti, sia per quanto riguarda l'attività poi dopo lavorativa. Io su questo magari faccio dire due parole ai colleghi. Volevo tornare al dottor Domenico Destito. Abbiamo parlato ieri, abbiamo fatto ieri l'esempio degli screening in Calabria. Sì, infatti diciamo che quello che è emerso è sostanzialmente l'importante funzione di sensibilizzazione che svolgerà l'Associazione Italia Donlus, sensibilizzazione nei confronti ovviamente dell'utenza, ma sensibilizzazione anche nei confronti delle istituzioni. In merito allo screening audiologico neonatale universale, divenuto LEA nel 2017, purtroppo la Regione Calabria ha registrato un ritardo nel decreto da parte della Regione all'attuazione e soprattutto al monitoraggio dello screening, determinando con questo, diciamo, un input importante alla migrazione sanitaria, diciamo alla migrazione passiva di questi piccoli pazienti che ovviamente non potevano essere, pur potendo essere curati nella regione, diciamo, di appartenenza, hanno dovuto in ogni caso rivolgersi altrove proprio perché non è partita, diciamo, questa attuazione e monitoraggio da parte delle regioni. Quindi quello che si auspica è esattamente una prontezza, diciamo, da questo punto di vista, da parte delle istituzioni e soprattutto anche considerare l'estensione, ai fini, diciamo, dell'importanza della prevenzione, l'estensione degli screening anche ad altre fasce di età, sia nell'età scolare, nella quale sono state registrate, diciamo, anche grazie ad alcuni screening che fino ad ora sono stati, diciamo, legati alla disponibilità delle singole regioni, hanno evidenziato che esistono delle forme di deficit uditivo che colpiscono, diciamo, i ragazzi in età scolare, non vengono diagnosticate perché non c'è appunto un adeguato programma di monitoraggio e di screening. Quindi estenderlo, è un altro capitolo importante, diciamo, del concetto di prevenzione che è enfatizzato proprio dalla procedura di screening.
Dottor Destito, andiamo avanti. Volevo chiedere invece al dottor Domenico Petrone, abbiamo parlato molto del danno da rumore, buongiorno, del danno da rumore ieri. Effettivamente abbiamo visto che c'è una lacuna legislativa perché non c'è per legge una limitazione, eppure diciamo che l'inquinamento acustico ormai sappiamo che danneggia gravemente l'udito. Buongiorno a tutti, certo, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo, dottore. Ok, certo che questa problematica è molto sentita a livello sociale ed è molto sentita nelle diverse età, tenendo presente che la frequentazione di ambienti rumorosi nell'età adolescenziale non è affatto controllata nelle discoteche, così come la necessità di poter proteggere l'udito. In alcune situazioni, sia in ambito lavorativo, sia in alcuni sport. Ricordiamo che il motociclismo, l'automobilismo sono, delle situazioni anche potenzialmente lesive per l'apparato uditivo. Per non parlare poi dell'utilizzo così ampio nell'età adulta e nella senescenza di farmaci potenzialmente ototossici che al pari dell'inquinamento acustico determinano un deterioramento dell'udito. Non dimentichiamo infatti che la famosa cardioaspirina sono tantissimi pazienti che a una certa età la utilizzano, come pure l'utilizzo di farmaci chemioterapici per patologie neoplastiche sono pure ototossici. Quindi sono tanti i fattori che influiscono, a parte l'inquinamento acustico così presente nelle nostre città, e non dobbiamo dimenticare che proprio le popolazioni urbane sono quelle che ne risentono, al contrario di quelle che vivono invece in centri isolati. Quindi che ben venga la prevenzione, che ben venga l'informazione, la coscienza che il cittadino deve acquisire, anche grazie a queste iniziative, perché deve sapere effettivamente il danno che può procurarsi sull'apparato uditivo, anche frequentando, anche andando incontro a certe attività che poi indubbiamente lasciano il segno. Benissimo, la ringrazio. Dicevamo prima, Jody, no? È un danno assolutamente sottovalutato, soprattutto dai giovani. Sì, c'è anche adesso con il discorso della DAD, della didattica Sì. online, ci deve essere un monitoraggio anche riguardo alle cuffie, l'ascolto di questi corsi che stanno tante ore con le Sì, cuffie ad ascoltare le infatti. lezioni. E a proposito di questo, mi ricollego al discorso di ieri col professor Maiolino. È emerso un punto molto interessante, ovvero perché non ripristinare veramente non c'è mai stato, perché abbiamo parlato di prevenzione oculistica, ma non di quella uditiva, l'audiologo scolastico. Sì, eccomi. Posso, Valentina? Sì, Non mi vedo. Ah, no, ci vuole. sì, professore, noi la vediamo. Ah, perfetto, perfetto. Benissimo. Innanzitutto devo dire che al di là, diciamo, potrebbe essere pleonastico ringraziare non ascoltami per quello che in 11 anni di attività siete riusciti a fare. Complimenti a te per come ci hai coordinato e ci hai condotto ieri, cara Grazie, Valentina. grazie. No, ma non è piaggeria, ci mancherebbe. Grazie a te invece, Valentina. Una cosa importante che si denotava ieri è come la età scolare sia spesso negletta, sia spesso dimenticata per quanto riguarda le problematiche uditive. Invece, per motivi diversi dalle ipoacusie infantili, le ipoacusie che si possono venire ad appalesare in questa fascia d'età, stiamo parlando della scuola primaria, dicasi una volta scuola elementare, sono delle ipoacusie molto spesso non chiaramente manifeste. Sono delle ipoacusie frustre, sono delle ipoacusie particolarmente subdure, che possono sicuramente andare ad infierire non solo sulla strutturazione ulteriore del linguaggio e sull'ampliamento del vocabolario del bambino che un giorno diventerà adulto, ma possono andare ad influire su quello che è l'atteggiamento comportamentale, quindi la sfera psichico-relazionale di questo bambino che, ripeto, diventerà poi un soggetto adulto. Quindi l'età scolare deve essere particolarmente attenzionata.
ma non secondo un principio di mordi e fuggi, vedo il bambino e poi va bene, pass, refer, tutte queste, diciamo, dizioni a cui siamo abusi quotidianamente. Ma questo è un bambino che deve essere appunto monitorato. Per questo ieri, quando dicevo fosse in maniera iperbolica la figura dell'audiologo scolastico, ma riflettendoci stanotte, perché avanzando con l'età le mie ore di sonno si riducono, e quindi uno pensa, ma pensavo proprio a questo, che non è così disdicevole. Avere qualcuno che vada a monitorare gli organi di senso, quindi la figura anche dell'oculista, se così possiamo dire, scolastico e così via dicendo, è fondamentale, anche perché se è vero come è vero che nelle nazioni più, non dico più civilizzate, per carità, non voglio offendere la nostra nazione, ma più avanzate rispetto alla nostra, la prevenzione rappresenta il punto cardine della sanità. Cioè arrivare a valle ha dei costi per la società, che non sono solamente costi economici, non sono solamente costi diretti, ma sono anche costi indiretti. E allora pensiamo alla prevenzione e pensiamo a una prevenzione che sia attiva e fattiva, che non serva da esca politica. E su questo appunto si comprende bene quello che io voglio dire. E poi una cosa, cara Valentina, che si rimarcava ieri, si stressava ieri, ci vuole un'organicità comportamentale. Non può essere che ci sia un regionalismo, in alcune regioni si fa una determinata cosa e in un'altra se ne fa tutto diverso. Ci vuole appunto una competenza centrale che coordini tutti e soprattutto ci vogliono degli organismi di vigilanza affinché ciò che viene predisposto e autorizzato si traduca nella pratica. Io la vedo sotto questo punto di vista. Benissimo, professore, la ringrazio. Grazie a voi. Sicuramente continueranno i lavori del nostro focus group perché abbiamo tanti temi interessanti da approfondire. Il dottor Paolo Petrone mi darà una mano. Quindi vi ringrazio e vi saluto. Vedo che intanto è. Sì. Vedo che. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno e grazie. Sono arrivati con Grazie. noi il professor Michele Cassano e il dottor Marco Bianchedi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo con il professor Cassano, al quale volevo fare una domanda. Abbiamo parlato prima di danno da rumore, il rumore delle nostre città sicuramente. Però forse c'è una vittima del rumore che noi trascuriamo, che sono i bambini, mentre il rumore può addirittura danneggiare lo sviluppo cognitivo dei bambini. E certamente un'esposizione al rumore continua e reiterata, soprattutto in alcuni ambienti, può creare dei problemi anche grossi nello sviluppo cognitivo dei bambini. Quindi l'attenzione a questa fascia di età infantile, ma direi anche adolescenziale, non trascuriamo anche la possibilità di questa esposizione a rumori, spesso appunto per piacere, diciamo, come per esempio può essere discoteche o roba varia, in un'età della vita in cui il ragazzo appunto ha piacere ad esporsi ad un rumore che possono essere le cuffiette, che possono essere la partecipazione in questo momento ovviamente limitata a discoteche o roba varia. Però anche in questo caso abbiamo visto, almeno nella nostra esperienza, degli adolescenti di 15-16 anni con dei danni da rumore spesso ingiustificati, poi andando ovviamente ad indagare con i genitori, questi sono dei ragazzi che usano le cuffiette a volumi molto alti o che sono soliti andare a feste con amici. Spesso non è soltanto la discoteca, ma spesso sono delle occasioni in cui i ragazzi si riuniscono all'interno di locali spesso affittati, in cui il numero di decibel diventa veramente a volte anche superiore rispetto a quelle delle discoteche. Ripeto, non parliamo in questo periodo che dal punto di vista, da questo Ci punto di stiamo vista, riposando, sì. forse rappresenta una prevenzione dei danni da rumore, questo qui, però nella normalità noi assistiamo spesso a persone ragazzi che hanno questo tipo di problemi e che a volte arrivano da noi per altri motivi, ma indagando hanno questo tipo di problematica. Infatti una cosa che a mio parere dovremmo prendere, perché abbiamo un focus sui bambini, un focus sugli anziani, però non abbiamo un focus sugli adolescenti o anche i giovani adulti, quindi soggetti di un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, che o per motivi appunto voluttuari o perché cominciano a lavorare, magari
si vergogna di utilizzare protezioni e vanno incontro ad un danno uditivo da rumore. Il problema è che molto spesso questi ragazzi, o per trascuratezza, per superficialità, o perché proprio non hanno nessuno a cui rivolgersi, rimangono appunto inascoltati. Penso che sia importante, diciamo, focalizzare la nostra attenzione anche su questa categoria e magari mettere in atto delle attività di consultorio, come si utilizza il consultorio anonimo in cui il ragazzo o il giovane adulto che si vergogna ad andare dal medico di base, dal genitore, a diciamo riferire un disturbo del genere, poter invece rivolgersi a queste strutture ospedaliere in cui un medico può diagnosticare un'ipoacusia di qualsiasi tipo e magari avviarlo ad una prevenzione o metterlo diciamo sull'attenti rispetto ai rischi provenienti da questa situazione. Benissimo, infatti, benissimo. Infatti, senza, senza un'informazione adeguata a riguardo, proprio per gli adolescenti che oggigiorno frequentano Instagram, TikTok, siamo in un movimento dei social, e proprio riguardo a questo discorso dei social io volevo rivolgermi al professor Bianchetti. Sì. Ok, le volevo dire che sui social, su Facebook, nel forum che gestisco, è apparso il suo nome ieri perché una famiglia ha scritto un messaggio dicendo quanto sono rimasti felici di tutta la cura che hanno ricevuto per la loro bambina azzurra. Ah, meno male. Nell'operazione a cui abbiamo fatto riferimento. L'abbiamo operata venerdì. Di impianto cocleare bilaterale, 12 mesi. Quindi dicevamo l'importanza dello screening, perché in questo caso ha permesso un intervento tempestivo su una bimba di addirittura 12 mesi. Certamente, e lo screening uditivo neonatale è stato sicuramente la più grande rivoluzione dell'otorinolaringoiatria del secolo scorso, sicuramente, non c'è dubbio su questo. E il progresso che ha permesso nella diagnosi e nella cura dell'ipoacusia è stato straordinario. Questa bambina di cui ha appena parlato la signora Azzurra, ma la settimana prima abbiamo operato Gabriel, che insomma anche lui piccolissimo eccetera, e avranno un linguaggio normale e avranno un udito normale, cioè la plasticità del cervello di un bambino di 12 mesi, ma anche di 2 anni, di 1 anno e mezzo, eccetera, è così veramente grande che la corteccia cerebrale riconoscerà l'impianto cocleare come se fosse un organo uditivo organico. E quindi questa è una cosa veramente straordinaria. Ma... Benissimo. Ringraziamo allora il dottor Bianchetti, ricordiamo dell'equipe del dottor Caporale a Pescara, grazie mille.